Salve a tutti, adesso vi farò vedere come più o meno fare le prime prove in maniera abbastanza veloce. Qui possiamo partire direttamente senza aspettare che si finisca di dire. La bomba che hai alla caviglia si è innescata. Corriamo subito verso. Vediamo se raggiungi i furgoni in tempo per disinnescarla. Una volta disinnescata la bomba possiamo fare tutto come andava, ma... Prenditi il tuo premio, l'hai meritato immagino. Poi dirigiamoci dal lato opposto della mappa e troveremo un altro bonus. Dopodiché oltrepassiamo questo cancello. E prendiamo il cibo. Ora possiamo prendere l'ultimo pacco. Prendiamo le cose più interessanti. Uccidili o la bomba esploderà. In genere se stiamo da questo lato lo zombie che arriva da qua giù muore sempre bruciato. Ma non è detto. Non avrei creduto che il gioco fosse finito, vero? Siamo solo all'inizio. Ritorniamo dove abbiamo trovato il secondo pacco. E attendiamo l'inizio del timer della bomba. Molto bene, adesso ci daranno i... non mi ricordo come si chiamano. Fulmini qualcosa. Dove quando riusciremo ci daranno un medikit, cioè per noi. Prendo il premio, prima che sparisca. Possiamo metterci qui perché il primo esce subito da qui. Posto per i deboli e i lenti.
Bene, adesso andiamo subito dall'altra parte del cancello, perché hai delle potenzialità, ma io non ho ancora finito. Oltretutto, basterà aspettare un attimo e ucciderete gli unici due zombie che... questo posto, insomma. Torniamo subito. Restano quattro scatole, ma solo tre contengono interruttori. Eccoti qualche secondo in più. Potete lasciare bisogno. Stare gli zombie, perché una volta di là loro non ci seguiranno. Vuoi riavere la libertà? Quanto sei lento. Forse davvero non meriti di vivere. Prendete subito il primo pacco che trovate. E andate dalla parte opposta. Dovrai sforzarti un po' di più, o preferisci arrenderti e basta. Questo lo potete pure lasciare, perché dentro lo trovate una spadina. Da qui in poi faremo molte gare di velocità. Ma guarda un po', ce l'hai fatta! E allora continua a correre, è l'unico modo per sopravvivere. E qui comparirà il primo punto della forza. Giratevi e iniziate a correre. Se non siete molto sicuri, vi consiglio di fare una corsa moderata, nel senso che comunque, almeno che non sbagliate tutto, ce la farete comunque. Ok, la prova che seguirà secondo me è molto molto semplice. E adesso niente male, davvero niente male. Ma devi affrontare ancora tante altre cose. Cerca i distrutti. Allora, vedete questa bombola? Tra poco saranno dei giganti. Voi colpite, prendete, lanciate, scansatevi, scansate. In genere li uccido tutti e due, però questa volta uno se n'era un po' più andato. Penso sia male di poco. Sapevo che avrebbe nessun limite di tempo, vero? Già morto. Adesso ci daranno altri fulmini, quindi preparatevi a prendere la vostra vita. Molto bene. Sono un uomo di parola, ti meriti una ricompensa. Se non state molto vicino al muro, ne escono due da lì. I giri che fanno qui sono molto, diciamo, uguali, quindi basterà o aspettarli o comunque inseguirli, perché loro fanno... ecco, guarda, giri qua.
davvero la ricompensa, dimostralo. Adesso dobbiamo trovare altre due bombe. Hai dei numeri. Salite subito. Ma se vuoi sconfiggerci, non puoi rallentare e correre come non hai mai corso prima. E troveremo il primo pacco da questo lato. Disinneschiamo subito la prima bomba. Qui, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere anche uno che sputa, ma sinceramente non mi ha mai preso, boh, non l'ho mai visto, solo visto arrivare una volta uno sputo. Il secondo pacco è questo qui. Bene, adesso ci dovrebbe essere un'altra forza, se non... Vuoi una motivazione? Eccola. Se perdi, muori. Continua a correre. Altrimenti morirai soffrendo. Tanto l'inizio delle corse sarà sempre qui. Hai poco tempo. Tira fuori la tua velocità. Questa morirai. Difficile di gara. Io, ecco, preferisco sempre salire perché sono caduto molte volte, quindi credo che così comunque sia sicuro. Non veloce, ma sicuro sicuro. No, cazzo, ho sbagliato. Hai poco tempo. Tira fuori la tua velocità. Morirai.